aderisco allo sciopero generale indetto per domani 9 marzo dalla FIOM CGIL e al corteo. Si tratta di una lotta per i diritti, per il lavoro e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che la FIOM conduce da tempo, conduce da mesi, da quando il progetto scellerato di Marchionne ha cominciato a fare i primi passi. Quello di cancellare il contratto collettivo nazionale, di creare il laboratorio Pomigliano, di procedere al ricatto un posto di lavoro in cambio della compressione di altri diritti. Il lavoro non può essere messo in un piatto della bilancia. Il lavoro è il primo diritto riconosciuto dalla Costituzione Repubblicana. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è un diritto, non è un privilegio o una concessione che concede qualcuno e soprattutto anche chi ti dà il lavoro non può chiederti in cambio che devi rinunciare a diritti costituzionalmente tutelati: il diritto allo sciopero, il diritto a manifestare il proprio pensiero, il diritto ad avere una dignità nei luoghi di lavoro, il diritto a non essere discriminato. Domani diciamo anche no. Diciamo perché è una lotta di tutti, è una lotta per la democrazia. Difendere il lavoro significa difendere la democrazia, difendere i diritti dei lavoratori significa difendere la Costituzione repubblicana. Domani diciamo no, il 9 marzo diciamo no alla discriminazione. Non ti assumo perché hai la tessera della FIOM. E come dire all'epoca fascista, ti assumo perché hai la tessera del Partito Nazionalsocialista. Io credo che le relazioni sindacali, i diritti sindacali, i diritti costituzionali vanno tutelati sempre e comunque. Questo non è uno schieramento in favore della FIOM, perché faremo la stessa cosa se questa battaglia la proponesse la CISL, la UIL, la UGL, qualsiasi altro sindacato, perché si lotta per i diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, quindi si lotta per la democrazia, si lotta per la libertà. Tutto il paese democratico domani sfila al corteo nazionale indetto dalla FIOM.